Eccoci arrivati a Bormio. Qui vi devo dire che voglio fare un cambio di progetto, di programma, ovvero non farlo stelvio perché l'orario è, diciamo che è un po' tardino e volevo anticipare il traffico dal rientro e quindi volevo fare addirittura il Gavia per poi scendere a Eidolo e fare la Val Camonica a tornare indietro. Ok, quindi partiamo di Passo Gavia, ragazzi. Oh, finalmente strada libera. Che spettacolo! Guarda lì la cascadella! La cascaduella! Bello, bello! Wow! Neve, neve! Guarda che bello, che bello! Che bello! Spettacolo! Spettacolo! Passo Gavia! Thank you.
in questo sta neve qua ti... riflette tutto il sole e ti arriva tutto negli occhi in pratica. Che spettacolo con la neve. Wow. Wow, ci sarà meno un metro di neve, anche due. Qua il lago gelato, vai, che bello, che spettacolo. Lago ghiacciato. Eccoci qua sul passo Gavia. Arriva, questo è il passo. Un sacco di gente. Penso che il parcheggino solito non ci sia, infatti è tutto innevato. Mestiaccia, ma no, c'è il parcheggino. Ritorniamo a scendere dopo aver fatto una piccola dronata. Io ragazzi direi che da questo splendido panorama montano vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, ditemi un po' l'idea magari di separare i vari passi e fare video magari infrasettimanali con la salita del passo con il sottofondo di musica e magari la piccola dronata, ecco. Ditemi un po' voi. Tanto io vi ricordo di iscrivervi al canale. Sia YouTube, sia canale Instagram, sia canale Telegram, sia la pagina Facebook che vi linkerò qui sotto. Sulla pagina Telegram magari ogni tanto ricomincerò a mettere qualche offerta, diciamo, di Amazon a livello proprio di abbigliamento, accessori per moto.
o anche accessori per il viaggio. E niente ragazzi, vi saluto qua. Dal Passo Gavià, per fare un po' di rima, e alla prossima, ciao ciao.